Ah, sono le ore 19, c'è anche Ettore qua, ospite, che ci parlerà un po' del mondo celtico. Poi a un certo punto interromperemo la trasmissione perché ci sarà l'intervento di Patrick di Raise Venete, che ci parlerà, illustrerà un po' della festa di Cittadella, ma comunque di questo ne abbiamo già parlato abbastanza sia io sia Ettore, ma soprattutto della nuova iniziativa che faranno di una manifestazione il 15 di ottobre a Venezia. Perciò appunto Patrick interverrà per parlare di questa festa. Finché non arriva il suo intervento, Ettore, vai pure. Bene, buonasera a tutti. Che Dea Reitia, la dea dei Veneti antichi, vi porti salute e abbondanza. Ero rimasto la settimana scorsa in cui vi avevo un po' letto qualcosa riguardo delle origini celtiche. Ecco, io volevo continuare su questo tema un po' per informare di questo popolo che se ne parla poco, a scuola i libri e i testi lo trattano così vagamente, ecco, se non come contraddittorio del mondo romano. A parte che dei Veneti, sai, con la festa di Cittadella sono venuti anche degli insegnanti a parlare, ha detto che loro cercano di fare i Veneti antichi, però i testi scolastici completamente zero, cioè vuoti. Questo purtroppo lo sappiamo noi che viviamo con passione questa realtà, ecco, e non a caso abbiamo creato un'associazione che cerca di riportare un po' in luce questo passato che riguarda i Veneti antichi, il mondo celtico e anche il mondo romano con pari dignità. Ecco, io aggiungo anche questo, che tutti i popoli devono avere il rispetto che meritano per quello che hanno lasciato nella storia. Ecco, la società del mondo celtico, il tessuto sociale celtico si articolava su tre livelli: il druida, sommo sacerdote, che presso i Galli aveva il nome di Virgobrette. In realtà, quello era più di un magistrato. Uomo di legge, di scienze esoteriche, indovino, conoscitore degli astri e della natura, medico, interprete dei sogni, il cavaliere, l'uomo di potere economico, politico e militare, la cui fonte di ricchezza era il bestiame. Questo si tratta del periodo alstatiano. Già l'altra volta vi avevo spiegato che l'era celtica era suddivisa nei varie fasi dei secoli con Hallstatt, l'Atenè e Golasecca, che Golasecca è quel territorio compreso fra la Brianza, Varese, tanto per capire, Como, Lecco. E l'industria del commercio, periodo Lateniano. Il popolo composto da servitori, in realtà le decisioni più importanti spettavano al druida. Ecco, il druida nel popolo celtico aveva più potere del re. Dunque, chi aveva più Beh, cavalli? sai, c'è sempre il famoso contrasto che ha avuto anche un aspetto del suo mondo esoterico, se c'era prima, diciamo, la classe sacerdotale o quella guerriera. Sai che ci sono stati dei grandi scontri sull'interpretazione della civiltà, se la classe sacerdotale fosse prima di quella guerriera o quella guerriera prima di quella sacerdotale. Io sinceramente sono per quella guerriera. Sì, però le indicazioni, i consigli, le malattie, cioè praticamente tutti si rivolgevano poi alla fine al Beh, noi abbiamo avuto druida. anche autori, sai, abbiamo avuto anche autori italiani e francesi che si sono proprio scontrati sul fatto della predominanza tra, appunto, tra guerrieri e sacerdoti. E stranamente gli autori francesi sostenevano la classe sacerdotale, quelli italiani la classe guerriera, chissà perché. Ecco, oppure attività commerciali, gestiva il potere economico ed era il re della tribù, cioè il capo dei cavalieri. Questa suddivisione dimostra come l'evoluzione dei popoli celtici andò assieme all'evoluzione del cavallo, animale di grande importanza e di ausilio per loro. Tutto ciò ci mostra come in effetti i Celti
derivarono dagli sciiti e dunque dalla cultura del Kurgan, che aveva la stessa considerazione per il cavallo, mezzo di sopravvivenza sia in pace che in guerra. Tra l'altro gli sciiti avevano sostanzialmente la stessa struttura sociale. In particolare, dopo il periodo lateniano, ogni comunità celtica si identificava in un gruppo economico. Tutti vivevano per quella o quelle attività che gestiva un signore locale. Per questo motivo, quando il cavaliere decideva di combattere, tutto il popolo si mobilitava, perché era in gioco la loro sopravvivenza. Quando si decideva di migrare, tutti partivano. Nel corso degli anni diversi gruppi economici si sono unificati per esigenze commerciali e gestionali, dando vita così a tribù più estese e complesse. I clan scozzesi sono un'espressione di questi antichi raggruppamenti sociali. Anche le costruzioni dei villaggi venivano realizzate attorno a quella del cavaliere. La contrapposizione maggiore tra la cultura greco-romana e quella celtica consisteva nel fatto che mentre la prima si proponeva di conquistare la natura e di dominarla, parlo greco-romana, conoscendo le loro leggi, la seconda, celtica, preferiva conviverci, sentirsi parte integrante, conoscere il proprio destino ed abbandonarsi ad esso. Nell'arte, dunque, non si ricerca la perfezione e la bellezza, ma l'emozione e la libertà. Ecco, qua ci sarebbe proprio da aprire una parentesi su questa. In effetti noi viviamo la società di adesso tutta nell'apparire e mai nell'essere. Cioè, io come persona non valgo niente. Perché devo essere bello, devo essere abbronzato, devo avere il vestito di firma. Per i Celti questo non era possibile perché non faceva parte della loro vita quotidiana. E non a caso anche molti vecchi film, quando mostravano l'impero romano, era predominante l'imperatore disteso, stravaccato, le grandi feste. Giulio Cesare, alcuni romani l'hanno accoltellato. Sì, ma ecco, vedi quello che succede anche adesso per il potere. Sì, però vedi, Giulio Cesare è stato accoltellato, ma questo significa che pur essendo che cercava di diventare imperatore, sia che cercava di diventare un dio, i romani, o parte dei romani, non avevano nessun problema di accoltellare anche un dio, o uno che voleva diventare dio. Ma significa anche che avevano una coscienza di la funzione politica, cioè perciò di fronte a qualcuno che voleva togliere i diritti al popolo o al senato o alla classe politica o alle forme di potere aperto, gente importante non aveva nessun problema ad andare ad accoltellare l'imperatore, soprattutto un tipo come Giulio Cesare che ha fatto grandi cose. Perciò c'è anche un discorso di società, cioè nel senso di capacità della società di avere al suo interno persone, individui, uomini, comunità, gruppi che sono capaci di rivendicare il diritto della comunità. E questo, diciamo, nell'antica Roma c'è sempre stato, anche nell'antica Grecia, il fatto della comunità. E poi che fosse una civiltà più, diciamo, da città, e questo è un classico. D'altronde, sai, lo scontro città-campagna è sempre esistito. C'è anche nelle teorie della guerriglia moderna la rivolta delle campagne contro le città. Questo appartiene al fatto che è difficile creare un equilibrio. Però, ad esempio, i romani, avendo quel discorso, ad esempio, della coltivazione, avevano trovato un equilibrio con l'agricoltura. Per questo sono sopravvissuti così a lungo. Sono crollati quando l'agricoltura è stata abbandonata. Cioè, perciò tendevano anche un rapporto con la natura. Il discorso, dicevi, di creare le regole della civiltà. D'altronde i romani hanno vinto, qualcuno ha fatto la storia dell'acqua. E ha detto, la civiltà comincia quando si riesce a domesticare l'acqua. E i romani sono stati i più grandi domesticatori dell'acqua. Questo è vero. Vedi l'acquedotto, sì. Per dirti, sì. Che ancora adesso ci sono dei resti importanti in Toscana che arrivano fino a Roma, per dirti. E tutta con una leggera pendenza, è una cosa straordinaria quello che hanno fatto. Sì, ma però era un po' anche per sminuire, sai, il discorso che i Celti erano dei barbari. No, beh, difatti se tu prendi dal punto di vista anche, esempio, dei gioielli,
delle decorazioni, delle elaborazioni grafiche. Cioè tu vai ad esempio, c'è cioè il tipo anche di, sai, i famosi labirinti, i disegni, intrecci, cioè, sono delle cose incredibili come realizzazione, sono infatti, ma soltanto chi intende sminuire dice che erano dei barbari. In realtà era una cosa diversa, è una società importante. Non avevano, diciamo, la compattezza politica dei greci e dei romani. Eh sì, questo è vero. Sì, sì, no, è vero questo. Bene. Se la compattezza politica, il senso di comunità è importante. Sì, perché tutto poi era sviluppato all'interno della loro tribù, ecco. Nella società celtica il maschio era espressione di vigore e forza e viveva assieme ad altri maschi, finché non era in tempo di avere figli, per cui si avvicinava alle donne con cui avrebbe vissuto assieme, continuando comunque a frequentare comunità maschili. Le donne, a loro volta, vivevano in gruppi separati dagli uomini dove allevavano i figli. Esse esprimevano il coraggio e la tenacia. Gli uomini avevano un grande rispetto per loro ed esse ed erano molto legate. La prova di ciò ci è data dalla regina della Britannia che hanno combattuto i romani, come vedremo dopo. Addirittura si dice che in battaglia esse trasmettevano il coraggio ai guerrieri. Tale affermazione rientra in un discorso esoterico che riprenderemo nel prossimo scritto. Tuttavia alcune di esse di rango basso potevano essere barattate con dei cavalli. A largo della Bretagna esisteva un'isola abitata solo da donne che vi vivevano in comunità ed assunse un ruolo di sacralità. Gli uomini celti amavano le feste, dove si raccoglievano assieme e raccontavano saghe e favole, i riti comunitari, dove alle volte compivano anche dei duelli mortali. Prediligevano bere vino, idromele, birra, e mangiare in particolare il maiale arrosto. Il cavallo ed il toro erano impiegati invece per i riti sacri. Secondo la tradizione, un buon celtico, oltre che un valente guerriero, doveva essere anche molto eloquente. Il guerriero celtico in battaglia si dipingeva il volto di vari colori, urlava sia perché voleva spaventare il nemico, sia per esprimere il proprio vigore fisico di cui era fiero. Amava radersi, i britanni portavano anche i baffi e vivevano a contatto con la natura. Dunque la struttura sociale dei Celti era molto semplice ed in essa nel corso degli anni e dello sviluppo economico si poté inserire anche la borghesia, età lateniana. La società celtica non ebbe modo di articolarsi, viste le contaminazioni romano-germaniche. Solo in Irlanda, dove poté svilupparsi in pieno, andò articolandosi su più livelli: re, druidi, nobili inferiori, contadini, bardi, che era il ceto borghese a cui era affidato il tramandare la tradizione, lavoratori ed artisti di intrattenimento. Questi ultimi due rappresentavano classi sociali non libere. Più tardi, con l'avvento del cristianesimo, il druido diventa anacoreta ed assume il ruolo di consigliere della Chiesa cattolica, no, della Chiesa celtica, che avrà dei contrasti con quella romana, sfociati in alcuni casi in eresia. Sì, beh, infatti sono state parecchie le eresie. Cioè, sono state numerosissime, sai, poi il discorso che della Chiesa celtica, bisogna vedere come è stata anche creata la leggenda della Chiesa celtica, perché lì qualcuno ci ha ricamato sopra. Beh, logicamente. Lo sviluppo, i Celti erano composti da diverse tribù, ognuna delle quali diffuse in uno specifico territorio. Si difesero dai Romani, dai Germani e dalle invasioni asiatiche. Nel corso della loro migrazione popolarono un vasto territorio, videro lo sviluppo di diverse società, il Kurgan, la Statiana, l'Ateniana, che corrispose ad uno sviluppo economico e sociale
In base alla premessa fatta in precedenza, possiamo visualizzare la seguente situazione legata sia al popolo celtico che alla regione di influenza relativa, frutto di continue migrazioni. Serbia, Scordisci nel 325 a.C. Bulgaria, Bastarni, fondatori del regno di Tilis. Ungheria, Romania e Boemia, i Carnuti, Teutoni, i Cimbri, forse di origine germania. I Menapi, Treviri e Ubii. La Svizzera, i Rezzi, i Rauraci, i Carnuti e gli Elvezzi. Austria, i Taurisci e i Norici. Nell'Italia settentrionale, invece, i Galli Boi, Galli Senoni, i Veneti, i Gesati, gli Insubri e i Taurisci. La Spagna e Portogallo, i Celti Iberi, che si mescolavano con la popolazione locale degli Iberi, che ebbero uno sviluppo diverso rispetto ai Galli. I Gallacei e gli Asturi della Galizia, i Cantabri, zona di Bilbao, i Tarragonesi, i Baeti, zona di Siviglia, i Vasconi, Pirenei, da cui è originato il termine Guascone, gli Arcovaci, i Vacei, i Lusitani e i Vettoni nel Portogallo, l'Anatolia, i Galati, che sarebbe la Turchia, abitanti della Galazia, arrivati dalle regioni del Danubio, la Macedonia, i Tesosaci, Tracommeri e i Talistoginaci, che entrano in contatto anche con Alessandro Magno, la Francia, i Sequani, gli Edui, gli Alverni, Ambroni, Arverni, i Parisii, che diedero i natali a Parigi, gli Aquitani, i Vocuti, i Volci, i Velovaci, i Venelli, i Elburovaci, i Seusinion, i Tricassi, i Mandubani, i Carnuti, i Veneti, i Nemeti, i Pitti, i Biturgici, gli Allobrogi, i Gesati, i Centruoni e gli Eburoni. E tante di queste popolazioni hanno imparato l'origine del nome anche delle regioni, cioè... Esatto, se, chiaro, infatti insomma. Se poi guardiamo bene prendono proprio nome molte regioni. Ettore dovrebbe essere Patrick, gli diamo la linea, okay. Va bene? Sì, pronto? Pronto? Niente, la linea è caduta. Niente. Forse no. Vabbè. Poi i Paesi Bassi e Belgio, i Nervii, i Menapu, i Suessoni, i Remi, i Belgi, forse di origine germanica. Poi in Germania gli Ambroni, i Teutoni, i Boi, i Nemeti, i Vangioni, i Treveri, i Adavaci, gli Usipeti, i Tenteri, gli Eburoni, gli Ubui, i Sicambri. Si tratta in prevalenza di popolazioni germaniche di influenza celtica. In Irlanda gli Usteriani con capitale Emain, Magat, abitanti del Mide, centro-est, del Connacht, ovest, del Munster, sud-est, i Scotti che migrarono in Caledonia, che prese il nome di Scozia. Poi la Scozia, i Pitti e i Caledoni. Nel Galles, gli Ordovici, i Siluri, i Cornovi, che poi migravano in Cornovaglia. Poi in Inghilterra, gli Atterbati, i Belgi, i Catuvelani, i Trinovanti, i Dumoni in Cornovaglia, i Curitani, i Briganti, i Suessoni, i Carataci, i Novanti, i Segovi, Trinovanti, gli Iceni. Poi in Danimarca, gli Arudi, i Cimbri, gli Ambroni. Si tratta in prevalenza di popolazioni germaniche di influenza celtica. Dunque i Celti, durante una loro migrazione, giunsero fino in Turchia, nel 278 a.C. Brenno, omonimo del condottiero che un secolo prima sconfisse i Romani, invase la Pannonia e da lì, attraverso l'Illiria, giunse in Grecia, distruggendo Delfi, dove venne ferito tra il 278 a.C. e il 270, trovando resistenza in Grecia e in particolare in Macedonia. Una parte della popolazione celtica attraverso lo stretto di Dardanelli e si stanziò a ridosso della Bitinia, approfittando anche dell'invito del re locale Nicomede, che
che in cambio di territori li assoldò come mercenari per conquistare l'Anatolia, Turchia, ed avere uno stato cuscinetto con i Frigi. La loro espansione e i loro saccheggi furono interrotti dall'imperatore di Siria, Antioco I, che li sottomise e li confinò in Galazia, regione nei pressi di Ankara, che successivamente nel 230 a.C. il re Pergamo, Attalo I, sconfisse i Galati che si erano ribellati e fa erigere come segno di trionfo dei gruppi marmorei, che di questi oggi ci rimane una copia romana del Galata morente. Ecco, questa è una bellissima statua che è al Museo di Roma. L'altra parte della popolazione che costituiva il flusso migratorio, caratterizzato in particolare dalla presenza dei Basturni, sconfitta in Macedonia da re Filippo, padre di Alessandro Magno, si stanziò in Bulgaria fondando il regno di Tilis. È opportuno fare una considerazione sull'Irlanda. Fu l'unico paese celtico che non subì invasioni, per cui sviluppò la propria cultura completamente senza subire influenze esterne. Beh, ultimamente, hanno un paio d'anni fa, hanno trovato una città romana. In Irlanda. In Irlanda. Ecco, non a caso qua si parla comunque di non aver avuto influenze straniere. No, 5-6 anni fa proprio trovarono proprio una città romana che era un porto proprio in Irlanda. E sai, ci dice sempre che l'Irlanda non avvenne contatti con i romani, invece sembra che ci fu una presenza proprio romana. Non estesissima, però appunto almeno sulle coste e in alcuni porti sì. Probabilmente, però no, di questa cosa neanche il Debello Gallico ne parla. No, infatti non è citata da nessuna parte, però scavando hanno trovato questa città. È interessante questo, non lo so. Come esempio di addirittura scavando Città del Messico hanno trovato una statua romana. Infatti qualcuno ha terrorizzato l'idea che furono i romani a scoprire le Americhe. Ma io penso che comunque a livello commerciale una volta si muovevano. Non a caso si dice che i fenici o i vichinghi siano arrivati, sono i primi scopritori dell'America, no? Gli egiziani. Ecco, tu dici gli egiziani. No, cioè, non dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista teorico, perché ci furono vari scienziati egiziani che studiarono le maree, notando la differenza delle maree tra l'Oceano Indiano, il Mediterraneo e l'Atlantico, stabilirono che per essere una differenza così consistente in mezzo ci deve essere non un'isola ma un continente. Cioè, dal punto di vista proprio scientifico, loro avevano scoperto l'America, gli egiziani. Sì, probabilmente forse non avevano navi in grado di però poter cercare. Però loro, solo studiando le maree, determinarono che questa differenza di maree, cioè che il mare scende e sale così in maniera diversa, non può essere giustificata da un'isoletta in mezzo, ci deve essere proprio un continente, e loro la scoprirono dal punto di vista teorico. Era divisa in 5 regioni: a nord l'Aster con capitale Emain, Magat; a sud il Munster con capitale Kaized; ad ovest il Connaught con capitale Crauchain; e ad est il Leinster con capitale Dinrig; e al centro-est il Mide con capitale Tara, luogo sacro vicino a Dublino. Infatti molte canzoni parlano di Tara, specialmente canzoni celtiche, era un posto molto spirituale. La prima e l'ultima regione furono le più progredite, con la prevalenza finale dell'ultima. Nel 450 d.C. l'Irlanda era divisa in due regni, il regno del nord abitato dagli Inail e quello del sud popolato dagli Eugannacat, dediti alla pastorizia. Gli abitanti dell'Isola Verde non erano molto progrediti scientificamente, amavano la musica, le arti esoteriche, la natura, e svilupparono l'alfabeto ogamico, fatto di segni, con il quale composero fiabe divinizzando eroi nazionali, tra cui Cuculain, il mito presso i Celti era importante, e questo gli irlandesi lo applicarono abbastanza. Infatti molte favole irlandesi parlano di questi miti in cui Cuculain faceva da padrone, diciamo. Era come qua, adesso per fare magari un esempio insignificante, che il lupo c'è dappertutto, ecco. Favole quali la conquista di Elain
Tain, Kunquai, la cattura del toro e novità sul maiale di Macht da To. Sono saghe che raccontano di eroi popolari, di dei come Marve, divinità della guerra che visse tre volte, rivalendosi le religioni sciite e le scritture celesti degli inferi, riprese da tutte altre religioni. Si ripete il tema della reincarnazione e della resurrezione. Gli scotti migrarono in Galles, dove i loro discendenti furono chiamati selvaggi, gaelici, dalle tribù locali. Ed in Caledonia, a cui diedero il nome di Scozia. Tra questi, sull'isola sacra di Isona, approdò San Colombano nel 563 d.C., che evangelizzò la religione assieme a 12 discepoli. Dunque la cultura celtica si intreseca con il cristianesimo. Sia in Irlanda che la Gallia furono sedi di molti conventi, che in realtà erano comuni. La seconda poi fu la patria di San Martino, vescovo di Tours, nonché la seta eretica pelagiana che contrapponeva alla grazia divina professata da Sant'Agostino. Solo la capacità umana, l'Irlanda è la patria della Chiesa celtica, che già esisteva prima dell'evangelizzazione della Chiesa romana operata da San Patrizio e da Palladio. Questa fu importata dall'Aquitania, che aveva frequenti commerci con l'Isola Verde, ricca di stagno. Nella Chiesa celtica non c'era una struttura ed un'organizzazione, esistevano solo abati. La pastorale era semplice e i frati vivevano in luoghi appartati, isole o eremi, lontano dai conventi. Il simbolo più usato era la croce celtica, segno di rigenerazione, contenente al centro la ruota solare. Imitando i druidi, gli abati al posto della chierica usavano una rasatura da orecchio a orecchio, lasciando i capelli sulla nuca molto lunghi. La Chiesa celtica adattò il modello cristiano all'amore per la natura, per la fantasia, per i luoghi fiabeschi. È evidente che, notostante le dominazioni e le influenze, la filosofia dei Celti rimase incontaminata e non a caso la Chiesa romana cercò di invadere praticamente questa cultura che era basata praticamente sull'amore dell'essere. In Irlanda, come in Scozia, non si annoverarono martiri, segno che il modello cristiano fu accolto pacificamente. Tuttavia ci sono molti santi nominati anche con la segnalazione degli anacoreti, uomini che si distinguevano per la semplicità, il vigore, la mitezza. Ci furono notevoli dissidi tra Chiesa celtica e Chiesa romana. Alle volte si rasentava la scomunica, come quando Fergal, vescovo di Salisburgo, credeva che sottoterra esistesse un mondo parallelo in base al mondo celtico. Ma pensate un po'. Lo scontro decisivo tra le due chiese fu nel 663 d.C., nel concilio di Viotti. In questa sede il dissidio principale, preso a pretesto dalla Chiesa romana, consisteva nella festa della Pasqua che gli abati celtici festeggiavano tre giorni dopo le palme, secondo la tradizione di Giovanni Evangelista. La Chiesa di Pietro e Paolo però uscì vincitrice. Tuttavia gli abati celtici continuavano la loro evangelizzazione in Europa, Svizzera, Bobbio, Pavia, Francia, Salisburgo, Scozia, Inghilterra e Germania. E nel 410 d.C. i Sassoni, gli Angli e gli Jutti, popoli germanici, occuparono l'Inghilterra. I Britanni si ritirarono in Cornovaglia,
Galles, dove il vallo di Olla, Bretagna e Scozia. E nel 440 Ambrogio Aureliano prende il potere e sconfigge i Germani. Nel 491 compare il mito di Re Artù, che attraverso 12 battaglie scaccia gli invasori. Cosa dici te di Corso che Re Artù fosse un generale romano? La tesi anche dell'ultimo film, King Arthur. Io penso che questo non sia possibile, secondo perché me. Perché ultimamente tutte quante le ricerche storiche sostengono che il mito di Re Artù deriva da un generale romano. In effetti, forse io che ho visto King Arthur, proprio la parte più, più che non mi è piaciuta è questo, come si può dire, ecco, questa analogia con il mondo romano che secondo me non si adatta al mondo celtico e al mondo... Dici che praticamente... No. Cioè la leggenda non è nata da... No, secondo me no. Non a caso infatti qua viene citato che c'è stata questa dominanza, no? Però ultimamente tutti gli storici la danno proprio come ormai dato cosa accertata, assodata. Ma sai, è facile parlare di grandi re e i grandi, Roma cerca sempre di capitalizzare un po' la situazione, secondo me. Io vedo questo, non credo che... Perché ad esempio anche a Londra ultimamente hanno fatto delle grosse scoperte archeologiche di presenza romana, incredibile. Vabbè, ma forse può aver preso, non so, tecniche da... Sai che poi si tramandavano tra loro tecniche di battaglia, modi di vivere, ma non credo che sia un'analogia con il mondo romano. Tu perciò escludi che Re Artù fosse un... Per me sì, io da come che leggo vari libri non lo escludo che sia similare un po' al mondo romano, insomma. Dopo il 500 l'Inghilterra è di nuovo in mano ai Germani, che abbracciarono la Chiesa romana. L'Irlanda vivrà le invasioni vichinghe nel 793 d.C. e comincia un periodo di migrazione degli irlandesi verso l'Europa. Successivamente sarà la volta delle invasioni normanne che importeranno l'amore per l'agricoltura e la pastorizia. Nel 1066 il duca Guglielmo di Normandia riprende l'Inghilterra e restaura la chiesa celtica. Rinasce il mito del Graal e di Artù, che viene abbracciato anche dalla Francia per puri scopi politici, in opposizione al dominio della Chiesa romana. Nel 1180 Keriten de Troyes scrive Percival, famoso libro. Nel 1210 Wolfram compone Parsifal, che questa era anche una famosa, non so se ti ricordi, mi sembra che anche che c'è quel gruppo inglese che ha fatto... Sì, beh, Parsifal, tutti quei miti di Parsifal sono stati riprodotti in migliaia di versioni, in migliaia di concetti, proprio... Il Re Artù non sappiamo se sia esistito veramente, sappiamo che richiama il dio celtico Artois. Questo re si avvaleva del druida Merlino, il cui padre, secondo la tradizione, era Ambrogio Aureliano, a sua volta fratello di Uther. Da questo ultimo nasce Artù, che estrae la spada della roccia, Caliburnas, e diventa signore di Camelot, sposa Ginevra e fonda una tavola rotonda di 150 cavalieri. Con essi batte i Sassoni, i Pitti e gli Scotti. Suoi compagni sono Tristano, che innamorato di Isotta andò in Francia dove morì, Lancilotto, che circuì Ginevra, Galvano, che si avventura sulle Orcadi combattendo contro il Cavaliere Verde, Galacad, figlio di Lancelotto, e Percivale, che vanno alla ricerca del Graal. Artù, alla fine accompagnato da alcune donne, si ritira su un'isola da cui farà ritorno successivamente.
Dunque, ci sono tutti gli elementi delle saghe celtiche. E quel mito di Re Artù nell'Etna, cosa ne pensi? Assolutamente no. Eppure molti dicono che appunto Re Artù sia nell'Etna. No, ma sai, sono storie, perché no, il bello del, di quel mondo, no, era fatto appunto di saghe, di favole, di concetti così astrusi, che forse avevano proprio bisogno per distrarsi dalla povertà, dalla vita quotidiana, sai? E allora c'era il bardo che... diciamo tutto il giorno serviva per, specialmente in questo periodo, no? Che... Ma, scusa, tu, però la tradizione orale è una tradizione antichissima, perciò si tramandava un retaggio, qualche racconto, non penso che fosse soltanto fantasie, ma sai che ogni mito, ogni leggenda ha un valore storico. Aspetta, vediamo se per caso. Sì, sì, pronto? Buonasera. Sì, ciao. Sono Matteo di Padova, mi sono messo adesso all'ascolto. Sì. Interessante, perché io ho anche avuto dei libri parlati, io sono non vedente, di tempo fa, interessante, non mi ricordo più il titolo. In modo Artù, che derivi il nome a Arturo da Artù? Ma sai, le di... Mi è venuto questa... Potrebbe anche essere derivazione su... Potrebbe anche essere, Potrebbero moltissime le derivazioni. So che c'è la stella di Arturo... Beh, sono moltissime cose. L'isola di Arturo, che sì, beh, è un romanzo recente. Sì, è un romanzo recente, però l'isola di Arturo. Della scrittrice, da Ciamoreni, la moglie di Moravia, come si chiamava la prima? Sì, comunque, che ha scritto l'isola di Arturo. Sì. Che sarebbe... Sì, beh, è un romanzo, comunque, cioè, diciamo sì, che sì, non ha un ricollegamento storico, ecco, se nel senso. Va bene. Va bene, vi ascolto. Grazie, ciao. E ora tu dici che la tradizione orale... Beh, era molto importante, è importante la tradizione. Infatti loro, purtroppo i Celti non scrivevano e avevano questa virtù, no, che si tramandavano e si hanno tramandato per secoli poi. Ecco, poi magari perché loro hanno fatto qualcosa, il famoso calendario di Coligny, che poi ti leggo, prima volevo finire parte, ecco. Dunque, ci sono tutti gli elementi... Scusa un attimo, vediamo se... Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto. Sì, salve. Ciao. Volevo, così vi ho chiamato per salutarvi e per ringraziarvi delle trasmissioni che fate, perché da un po' più ascolto e trovo che siano molto interessanti. Bene, grazie. Grazie. Ecco, soltanto questo, scusate se ho interrotto. No, nessun problema, grazie. I complimenti fanno sempre piacere, vero? Saluti. Grazie, ciao. Insomma, vedi, un complimento. No, beh, ringrazio l'ascoltatore, perché fa sempre piacere, no, avere magari chi è interessato, sai, a queste parti storiche dimenticate. Infatti è un invito che io faccio, e ringrazio anche te, Francesco. Sì, pronto? Sì, ciao, sono Patrick. Ciao Patrick. Ciao Patrick. Vai pure. Pronto? Patrick, mi senti? Sì, sì. Vai pure, sei in diretta. Sì, salve a tutti, ciao. Grazie intanto per lo spazio, intanto. Figurati. Non ho preso soltanto le radio perché ero fuori zona del... Non ti preoccupare. Non so cosa che vi parlassi adesso, insomma, voglio dire. No, c'è qua Ettore che ti saluta, perciò non ho parlato... Ciao, parlo. Stavo chiacchierando di miti, perciò tranquillo. Perfetto. Niente, intanto ringrazio tutti quelli che sono a festa, veramente tanta gente, anche tanti speaker di Radio Gamma, tanta gente che gira intorno alla radio. Sono stato contento, insomma, penso un po' tutti da festa, perché anche verso sera gabbia più uomo, insomma, penso che il messaggio che vogliamo dare sia passare, nel senso quello di dire che valorizziamo la nostra cultura, la nostra identità locale, penso che sia passato abbastanza, insomma. Sì, è ben riuscita questa qua. Ok. E che dire, ovviamente la festa è un percorso, cioè una tappa di un percorso che non mi iniziava mai da qualche anno, e una delle robe, dei messaggi più importanti che dobbiamo dare qua a festa era quello comunque di dare anche un riconoscimento istituzionale alla nostra cultura tramite appunto una legge che adesso è in discussione in consiglio regionale. Quindi abbiamo raccolto migliaia di cartoline domenica 4, adesso siamo in avanti da qualche altra centinaia per completare il numero che intendevamo raccogliere. Adesso presenteremo in regione nelle prossime settimane e faremo un'altra serie di iniziative, insomma, proprio
a sostenere. E casomai Patrick, dai un ricapito se qualcuno vuole prendere le cartoline in maniera tale che se vuole contribuire alla cosa. Sì, beh, dago il nostro sito sì. internet che è www.raiseveneto.net. Raise scritto con la X. Anche il mio numero del cellulare che è il 349 85 81 558. E nati come associazione, insomma, siamo nati da 3 anni e stiamo a cercare appunto di portare avanti questo progetto di recupero e di affermazione della nostra identità, e cercando di far passare il messaggio che è una roba che è proprietà di tutti, al di là di divisioni ideologiche, religiose, politiche e quant'altro, no? È la nostra storia. È la nostra storia, è la nostra cultura, è il nostro modo anche di vedere, insomma, in realtà, ma ovviamente siamo tutti diversi, cioè siamo, ogni individuo è diverso dall'altro, però vede delle robe che ne liga, che è un patrimonio che sta a stare dei nostri vecchi e che abbiamo il diritto e anche un po' il dovere di fare in modo che possa arrivare ai fiori e ai fiori dei nostri fiori. Beh, sai Patrick, leggevo un libro, un testo sui venti che diceva, in questo periodo diceva, i venti avevano paura per il nulla e facciamo di tutto per poterlo riempire. Questa frase. E sì, anche dal punto di vista storico, neanche domenica, ovviamente qui tutti i nostri limiti, perché siamo tutto con un'attività di volontariato, quindi gli scherzi sempre contai, il tempo anca, la fatica è tanta, però dobbiamo cercare nei nostri limiti di dare anche un po' di rappresentazione storica, nel senso con i diversi gruppi storici, Venezia Victris, per esempio i Venti Antichi, dopo che era la Missa Venta che ha fatto nel 700 veneziano, dopo che era gruppi medievali, e dare anche dal punto di vista proprio figurativo una rappresentazione storica di un percorso, ovviamente con tutti i nostri limiti che conosciamo, dire, però far capire che intanto la storia di Venti non commessa con Serenissima, che sta comunque una luce importantissima, ma a parte ben prima, ecco, questo è anche un messaggio che cerchiamo di dare con determinate manifestazioni. Ma sai, io ho letto addirittura che qualcuno dice che i Veneti l'origine dell'uomo europeo. Ecco, adesso ho letto anche a me tanti libri sull'argomento, effettivamente che siamo anche fortunati perché abbiamo tanta letteratura sui Veneti, proprio perché magari gli hanno origine, come dire, non dico misteriosa, però tanto discussa, no? Sì. E quindi è un mito alla fine, no? Che si autoalimenta, che continua a interessare perché non l'è e forse non sarà mai scoperto fino in fondo. Però comunque è la nostra origine, di cui è giusto una ricerca, insomma, di quello che siamo, da dove siamo partiti, sapendo ovviamente che tutto sto interesse per la storia, sto interesse per quello che le nostre origini non vada a farsi veramente gare che la storia va avanti, quindi è nostra cultura, il nostro modo di vedere va sempre, come dire, attualizzare al presente e proiettare verso il futuro. Sì, quello che diciamo sempre che non bisogna essere nostalgici. Esatto, per evitare nostalgia o roba del genere. O parliamo di Venti Antichi, non vuol dire che tutti chiamano a tornare a comportarsi, a vivere in determinate maniere. Si tratta solo semplicemente di dire che ho fatto un determinato percorso storico con determinati valori, determinate situazioni che mi ha portato a arrivare fin qua e nel andare avanti nella storia, nel tempo, teniamo conto anche di quelli che sono le nostre... Sì, il passato deve servire per costruire il futuro. Esatto. Ho preso da sintesi con breve citazioni. Ringrazio ancora tutti i gruppi che sono venuti, veramente tanta gente, tutti quelli che danno a mano, dei sponsor, da gente che si è fermata dopo a lavorare, a mettere a posto, perché veramente è stato tantissimo lavoro, a tutti quelli che partecipano. E l'appuntamento è ovviamente per l'anno prossimo. E prima per tutta una serie di iniziative che faremo nelle settimane che venirà, proprio per cercare di sensibilizzare il mondo politico e la società civile su questo piccolo problema. Tu parli della manifestazione di ottobre. Sì, parlo della manifestazione di ottobre e delle altre iniziative che faremo più avanti. Vuoi dare le coordinate della manifestazione, così se qualcuno vuole venire? Sì, allora ripeto la questione, non è che siamo di cercare di fare pressione a livello culturale sul fatto che venga approvata la legge, che è una legge appunto che riguarda la cultura veneta, e di fare in modo che il mondo, diciamo, da politica, perché fin fine chi che dà risposta è il mondo della politica, si accorda di questo piccolo problema, nel senso che
problemi nel mondo ce ne sono tantissimi, che ne è dei grandissimi, però nel nostro piccolo pensiamo che una risposta su questa questione era meritemo. Era il 15 di ottobre, sabato 15 di ottobre, alle 10:30 della mattina, se mettiamo tutti Venezia davanti al piazzale della ferrovia, facciamo una manifestazione piccola, curta, diciamo, spero che sia tanta gente, là per Venezia, una passeggiata a fin dei conti, e proprio per cercare di sensibilizzare su questa questione, quindi mass media e quel che va a dire, insomma, con questa iniziativa, con altre serie di iniziative, adesso a fine mese consegniamo con la cerimonia e cartoline al presidente della regione Giancarlo Galan, insomma, di cercare appunto di fare emergere una volontà, per quanto vuol dire relativa, nel senso che mi rendo conto che c'è una questione che non appassiona il 100% dei veneti, però è anche vero che uno che vive qua deve rendersi conto che tutto quel patrimonio culturale, che è un cuore che abbiamo ancora, se non viene fatto niente per tutelarlo, veramente è inevitabile che vada a perdersi per sempre e dopo senza possibilità di ritornare a recuperarlo. Quindi siamo ancora in tempo per far sì che una parte importante della nostra cultura possa restare con gli altri e possa venire avanti con gli altri sul futuro, ecco. Benissimo, perciò ora il prossimo appuntamento importante è il 15 di ottobre alle 10:30 piazzale della Ferrovia a Venezia, esatto. per questa passeggiata su Venezia per ricordare il passato e andare avanti col futuro, insomma. Esatto, cioè, perché oltre a non affondare Venezia non affondi la nostra cultura. È un messaggio chiarissimo. Sarebbe un cosa importante, perciò io invito tutti gli ascoltatori, quelli che hanno partecipato appunto alla manifestazione di Cittadella, alla festa dei Veneti, di essere presenti anche appunto a Venezia, perché è un evento importante, anche e soprattutto perché è una manifestazione culturale. Sì, non è una manifestazione politica, e teniamo sempre a sottolinearlo, è una manifestazione in appoggio a una proposta per una legge sul riconoscimento della cultura e lingua veneta. E a Serana l'avevo fatta per famiglia, quindi tranquillissima, senza tanti slogan o grida o roba, quindi una semplicissima passeggiata per i cai di Venezia, per i ponti, anche a curta, quindi non sarà massa faticosa, anche se non è una certa età, e se ti ritornerà dopo in altre sale della ferrovia, e cercando appunto di far capire a chi che ne governa che su che legge che proposta legge va a approvare, con tutte le modifiche che vorrà fare, per carità, adesso qua noi altri non siamo integralisti o ortodossi, nel senso che tutte robe si può discutere, anche perché è una proposta molto moderata, insomma, e far sì, insomma, che al manco questa proposta legge venga stata in considerazione, insomma, da chi che l'avvocato desidera. La proposta la trovano sul sito comunque? Proposta trova sul sito e a breve verrà messa anche tutti gli orari di treni nei prossimi giorni, in modo che se uno vuole venire solo direttamente in treno forse anche più comodo, se viene da una grande città, c'è proprio davanti alla stazione ferroviaria di Venezia il punto del ritrovo, se no che sarà delle autocolonne. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane daremo comunque tutti gli estremi a chi entra sul sito del Raise Venete, ripeto il sito www.raisevenete.net, Raise con la X, o comunque uno può chiamarmi benissimo senza problemi al 349-85-81-558, risponde Patrick. Benissimo, allora appunto ricordiamo che c'è questo evento importante e che si può appunto visitare Venezia in maniera diversa, che oltre che visitare Venezia si porta un po' anche la nostra presenza e si appoggia anche noi stessi, il nostro futuro, il nostro presente, la nostra memoria, insomma. Perciò ci ricordiamo che chi siamo con questa manifestazione. Infatti. Ringrazio ancora tutti quelli che sono venuti a festa, veramente, di cuore, innanzitutto ho fatto il possibile, insomma, per far sì che chi venisse trovasse un ambiente confortevole. Sì, beh, la festa è riuscita perfettamente, beh, ti dico, io sono stato, dopo lo penso l'organizzazione è stata quella che più si è impegnata, io sono partito proprio fra gli ultimi, dopo siete rimasti là a fare un grande lavoro di disponibilizzazione, però è riuscita perfettamente perché c'erano tantissime persone, una roba incredibile, insomma, cioè nel senso io ho avuto proprio occasione proprio di parlare con tantissime persone, tutte interessate, tutte contente e veramente una marea di gente presente alla festa. Peccato che i mass media abbiano trascurato la cosa, ma insomma dai. Sì, beh, diciamo, non tutti, nel senso bisogna ringraziare, tipo, colgo l'occasione, il mattino di Padova, che comunque era abbastanza spazio, no? Sì. Il Gazzettino si è comportato in maniera diversa, da quello che ho capito per azioni che
una serie proprio giornalistica, parlando ecco, e scelte, diciamo, editoriali che vengono un po' dall'alto, altre TV locali che da spazio, anche da Verona, già venire apposta, quindi è stato un po' di interesse. Ovviamente i mass media che a cui certe robe comunque non le gradite, magari ecco, gli ha fatto finta di ignorare la giornata, ma niente, va bene comunque, nel senso che l'importante è fare, l'importante è che chi si è venuto là abbia capito il messaggio. Insomma. Cioè, questo è l'essenziale, perché anche poi, essendo riuscita, ci sono migliaia di persone, decine di migliaia, che possono testimoniare che è una grande festa, e questa grande festa non ha avuto la risonanza che doveva, insomma. Sì, infatti, tanta altre gente si è lamentata del fatto che anche il TG3 poteva comunque dare un po' di spazio, eccetera. Dopo la gara dei meccanismi, appunto, non essendo in mezzo alla politica, non avendo padroni e padrini, ovviamente non potremmo certo fare pressione, potremmo solo avvertirvi che le nostre iniziative vengono fatte. Come dico sempre, se fossimo sotto la bandiera di qualcuno o che avessimo un padrone delle spy, sarebbe tutto più facile, non dovessimo andare a elemosinare i 5-10 euro dalle persone, che le simone da Dio, però sarebbe tutta un'altra questione e ovviamente non mi interesserebbe farla, vuol dire, perché quello che fermo magari anche sbagliando, però fermo col cuore e sbagliando tutto da solo, insomma. Bene, appuntamento allora il 15 di ottobre, se no chi vuole. Grazie a te. Ettore, ringrazio ancora il gruppo di Venete Victris. Adesso mi non sento, comunque ci troveremo anche qui prossimamente, spero, e grazie ancora Francesco. Bene, grazie Patrick per l'intervento. Ciao Patrick. Ecco, siamo in chiusura, abbiamo un minuto, se vuoi dire qualcosa. Un minuto è poco, però ho sentito veramente con il cuore Patrick parlare di questa festa, ed è giusto che il riconoscimento a questa associazione gli venga fatta. Ecco, non a caso con Patrick ci siamo dati a breve un appuntamento, per cui vediamo se riusciamo poi a coagulare le forze e far sì che magari l'anno prossimo a Padova si riesca a rifare la festa celtica che è stata fatta l'anno scorso, e per dare insomma il giusto valore alla cultura sia venetica, celtica e romana, tutte con pari dignità. Ecco, che Dea Riitia vi porti salute ed abbondanza, e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti, perché ciao. Già Stefano è qua in regia, sono le 20, ciao a tutti, ci sentiamo giovedì.